Nel vento freddo di quel mercoledì mattina, il commissario Ricciardi scendeva da Piazza Dante. Le mani infilate nelle tasche del sovrabito grigio scuro, la testa incassata nelle spalle. Camminando a passo svelto, senza guardarla, sentiva la città. Via Toledo. Palazzi antichi, muti sulla strada, ma già rumorosi sul retro. Le finestre spalancate sui vicoli, i primi canti delle massaie. Ricciardi pensò al ladro, ormai introvabile, ingoiato dai quartieri spagnoli, alla fame e al prezzo pagato da vittima e carnefice. Poi un caffè veloce in piazza del Plebiscito, come d'abitudine al Gambrinus, a osservare il passaggio dei tram col solito carico di scunnizi festanti al rimorchio, in bilico sulle rotaie, aggrappati alla carrozzeria. Al centro di quel territorio sorgeva un altro tempio, che esercitava un richiamo pagano sull'anima semplice di Don Pierino, il Real Teatro di San Carlo. Non l'avrebbe mai ammesso, ma era proprio il teatro il motivo per cui aveva sempre umilmente risposto in curia di non sentirsi all'altezza di diventare parroco altrove.